La guerra non serve a nessuno perché non serve né a chi vince né a chi perde, perché distrugge tutto la guerra. A Civitella in Valdichiana e a San Pancrazio si marcia per la pace in ricordo delle stragi nazifasciste, ma il pensiero oggi va alla guerra in Ucraina. Per dire quelli che distruggono le case, ammazzano la gente, per cosa? Ma la storia non ha insegnato assolutamente niente. 9 chilometri per ripercorrere i luoghi della strage era il 29 giugno del 1944. Tra San Pancrazio, La Cornia e Civitella vennero trucidate 244 persone. Il nostro paese, Civitella, rasa al suolo. E per televisione facciamo vedere ai nostri bambini che ancora città vengono distrutte, bambini, uomini e donne uccisi, e profanati anche i corpi, come è successo a Civitella, perché là li vediamo adesso nelle fosse comuni. A Civitella li hanno addirittura bruciati, portati negli androni delle case e bruciati. Parola pace è una parola breve, è una parola facile da pronunciare, ma evidentemente molto difficile da attuare. A noi il compito grande e importante della memoria. La memoria e saper trasmettere, ecco perché è importante i ragazzi. I ragazzi perché è questo? Perché noi ora trasmettiamo a loro ciò che loro devono trasmettere alle loro generazioni. Sapere che molte persone sono rinchiuse in bunker, in sotterranei, che molte sono morte, comunque fa tristezza. Bisogna ricordare tutti i morti che ci sono stati a Civitella, cioè bisogna ricordare quello che è successo e diciamo serve per non far capitare più una cosa del genere. Speriamo che serva questa marcia a qualcosa, a far capire che comunque la guerra non risolve niente. Ancora più importante andare a lanciare in questo particolare momento storico in cui vediamo gli orrori della guerra tornati in Europa, è importante andare a lanciare quello che è un messaggio di pace sempre e comunque, non solo in Europa ma in tutte le parti del mondo.